Amici di Futura Channel, ben trovati al nuovo appuntamento settimanale, la nostra rubrica sportiva Futura Sport. Anche in questo appuntamento classifiche, risultati, interviste, vediamo allora di cosa parleremo oggi. Partiamo dal calcio, il campionato di promozione, sconfitta interna per il Bagheria nel derby contro il Villabate. Gli uomini di Mineo escono sconfitti dal comunale per 4-3 in un incontro vietato ai deboli di cuore. Difatti i nerazzurri avevano pareggiato al 49esimo del secondo tempo con Di Lorenzo, ma due minuti dopo, ossia al sesto minuto di recupero, Requirez ha trovato la rete del successo per i cugini villabatesi. Il Bagheria adesso occupa il quinto posto con 47 punti in attesa dell'ultima partita di campionato in casa del Real Finale. Giuseppe, quanta rabbia è rimasta dentro dopo domenica? Purtroppo tanta rabbia, tanto rammarico. Colgo l'occasione per chiaramente chiedere scusa ai tifosi e a tutti coloro che sono venuti allo stadio, perché chiaramente è stato un derby che sappiamo tutti com'è andata e che ci ha messo in difficoltà anche dopo la partita, purtroppo. Ora si va ad affrontare un'altra partita di quelle da prendere con le pinze, perché il Real Finale domenica è uscito sconfitto allo scontro al Protonnarella e si trova imbischiato nella lotta per non retrocedere. Purtroppo per noi il calendario ci ha messo di fronte le ultime partite, tutte le squadre con cui diciamo che lottano per la salvezza, e sappiamo che se non si prendono le partite con le pinze in un certo modo va in difficoltà con chiunque, ed è purtroppo l'errore che abbiamo dal mio punto di vista commesso domenica noi, e che speriamo che non si ripeta domenica prossima, perché chiaramente il finale ha bisogno di punti come ne abbiamo bisogno noi. Facciamo un'analisi di questo torneo. Tutto sommato, dico, possiamo dirci però soddisfatti, da matricola a trovarsi nei primi posti ci può stare. Io penso che comunque abbiamo disputato un ottimo campionato, sia per il livello delle squadre che c'erano, sia perché diciamo, abbiamo affrontato squadre molto forti, e per una neopromossa arrivare quasi alla soglia di 50 punti, giocarsi playoff, salvarsi con largo anticipo, con mesi anticipo, facendo esordire tanti giovani, penso che sia stato riportare le persone diciamo, allo stadio, la gente allo stadio, penso che siano stati ottimi risultati. Purtroppo la partita di domenica chiaramente è un piccolo neo negativo, ma su una stagione positiva. Antonio Napolitano, uno dei giovani che si è messo in mostra in questo Bagheria, anche domenica purtroppo è arrivata una brutta sconfitta in una partita molto sentita e quasi stai facendo gol. Sì, abbiamo giocato una partita che non è dal nostro giocare, abbiamo giocato il primo tempo bene, siamo andati in vantaggio, ma poi gli avversari giustamente ci hanno messo cuore e il risultato è quello che è venuto. Paradossalmente ci è sembrato che dopo il secondo gol il Bagheria abbia lasciato campo libero al Villabate. Sì, ci siamo un po' collati sul 2-0, pensando che già la partita era vinta, però appunto gli avversari sono stati bravi a crederci fino alla fine. E quanto rammarico vi è rimasto ora, guardando pure che il Gangi ha pareggiato domenica scorsa 2-2 e quindi ancora una speranza per i playoff c'è? Certo, c'è tanto rammarico, perché comunque eravamo terzi, però ci alleniamo e andiamo avanti sperando che domenica andiamo a vincere a finale. E non sarà facile, perché loro hanno bisogno dei punti per salvarsi. Certo, non sarà facile, sarà una partita dura, però sicuramente dopo la batosta di domenica andiamo avanti e cerchiamo di vincere come abbiamo sempre fatto. Nel calcio 5 il Bagheria chiude la regular season con un'altra sconfitta, stavolta in casa della prima della classe Mabonat. Adesso testa i playoff, dove gli uomini di Mister Tripoli affronteranno il Futsal Agrigento, squadra che nella penultima di campionato ha sconfitto proprio i bagheresi al Pala della Chiesa. Nella pallacanestro trasferta amara per l'Eagles Basket, che cede in gara 2 ad una Virtus Euromotor spinta da una Pala Padua, caldissimo e decisivo nei momenti chiave.
Finisce con la vittoria dei ragusani 65-54 il secondo atto della semifinale playoff di Serie C, che adesso tornerà nuovamente a Bagheria per l'epilogo finale. Eagles Basket che paga gli appena 17 punti segnati nel secondo tempo e Ragusa che invece può gioire per aver meritato di restare viva in questa serie incerta ed equilibrata. Domenica non ci saranno appelli, a Bagheria una delle due dovrà cedere, l'altra andrà in finale con l'Alfa Catania e direttamente già alle fasi nazionali per la promozione in Serie B. Ed è tutto anche per questo appuntamento con Futura Sport. Noi vi ricordiamo che è possibile seguire tutti gli aggiornamenti non solo sullo sport ma anche su cronaca e attualità al sito www.futurachannel.it. Futura Sport torna come sempre venerdì prossimo. Arrivederci.